volare. Naso all'insù e occhi sgranati e pieni di meraviglia, un'esperienza che sicuramente rimarrà impressa nei loro cuori per tutta la vita per alcuni e un desiderio che si avvera per molti. Quello che può riservare il volo in aeroplano sopra la propria città porta con sé un bagaglio di emozioni le più disparate, ma tutte sicuramente indimenticabili. Se a questo poi aggiungiamo che i protagonisti di tutto questo sono anche persone diversamente abili, allora il carico di emozioni è ancora maggiore. Un aeroporto e un aeroclub servono anche a questo, in una città che ha la fortuna di averli, e Fanoè, la città della fortuna, ed ha un aeroporto che vuol e vuole sempre di più essere parte di tutta la comunità e dei suoi componenti, non solo a favore di chi vola o ha la possibilità di possedere un aeroplano, anzi, loro sono il mezzo con cui arrivare la gente, proprio come è avvenuto sabato mattina, in cui i piloti dell'aeroclub e i loro velivoli hanno portato in volo decine e decine di persone per l'iniziativa Volare Senza Barriere. Oggi è una bella giornata, è un modo di aprirsi alla città, è un modo di aprirsi a tutti, perché questo aeroporto è per tutti, dai più piccoli ai più grandi, a chi ha anche delle abilità diverse. È una bella giornata, un grazie all'Aeroclub che si è resa promotrice di questo evento, di questa iniziativa. Quindi è un bel modo di valorizzare anche l'aeroporto stesso. Senza sosta le attività dei piloti, agevolati anche da una bella mattinata di sole, stancante certo, ma molto gratificante. Sì, oggi l'Aeroclub, in uno dei tanti eventi previsti 2017-2018, ha organizzato questa bella giornata che, voglio ricordarlo, si chiama I sogni non hanno barriere, dove insieme a tante associazioni abbiamo voluto dedicare la giornata proprio a questo tema. Io sono stato in volo, quindi non mi sono reso conto, comunque più di 50 persone sicuramente da oggi dovevano volare e stiamo ancora finendo, infatti siamo ancora in turno, quindi stiamo ancora volando e penso che l'ultima mezz'ora, 40 minuti per riuscire ad accontentare tutti.